Pissando cazzarola stiamo qua. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti su Euro Truck Simulator 2 dal nostro Guido la Motrice. Vi ricordo che si tratta di una carriera in modalità vita reale, quindi abbiamo tutte le mod che rendono il gioco più reale possibile. Anzi, siccome me l'avete chiesto, ve le faccio vedere. Abbiamo la mod dei camion usati, l'economia reale, il traffico reale come densità, le stazioni di servizio reali, le pubblicità reali, le compagnie reali, i prezzi della benzina reali, i prestiti realistici, i controlli reali alla guida. Ci troviamo a Pescara perché l'ultimo lavoretto l'abbiamo fatto da Roma arrivando a Pescara, ma il nostro Guido la Motrice vuole cercare di andare verso i paesi dell'est perché qui si guadagna di più e siccome dobbiamo guadagnare un po' dei soldini ci farebbe comodo fare dei lavoretti un po' più remunerati. Ci abbiamo 4.495 euro, dovuto spendere qualche soldo, mi pare 200 euro per ritrasferire il camion a Pescara, perché quando ci sono gli aggiornamenti del gioco lo riporta in automatico alla base, ma noi dobbiamo continuare il nostro viaggio e quindi ho dovuto spendere questi soldi per portare il camion col treno fino a Pescara. Adesso andiamo a vedere se ci sono dei lavoretti da fare da Pescara. Abbiamo quel Pescara a Bologna che potrebbe essere interessante. Dovremmo portare 7 tonnellate di plastica usata. Ok, abbiamo qui il nostro Mercedes usato. Oh, che famo? Mi ricordo più come si accende. Ah, ok, si accendeva così. Rimette dritta la visuale, com'era? Queste erano le frecce. Non è possibile ogni volta che entro su sto gioco i comandi mi ritrovo più. Ma prima dobbiamo andare a caricare. Nell'ultima puntata, ma se non so se vi ricordate, ma c'era stato quel cicalino che ci aveva rotto le palle tutto il tempo e mi avete detto che probabilmente era il sensore dell'aria nel circuito dei freni. Però stavolta pare che non sta a suonare, quindi tutto a posto. Ok, qui dobbiamo andare a caricare alla Coop. D'altronde quello alla Coop si sveglia di notte per i prezzi, E noi ci becca qui che stiamo a caricarsi i lavoretti. Il rimorchio è pronto, eccolo qui. Adesso noi cerchiamo di fare un aggancio da veri camionisti. Ci affacciamo dal finestrino. Anche se dubito che il vero camionista si affacci al finestrino. Vabbè, allora vai che si parte per Bologna. Bologna, città del motor show, cui sono andato due o tre volte, manco me lo ricordo sinceramente. Aprite. Claxon non funziona, sto camion funziona un cazzo. Stiamo andando a prendere l'autostrada Bari-Ancona, così a occhio. Certo, per loro guidare di notte deve essere tosta. Vabbè che hanno le ore obbligate di riposo, Però di notte è tosta proprio, è facile tenere il corpo di sonno. Non so se voi ci avete mai avuto il corpo di sonno in vita vostra, io ce l'ho avuto. E è veramente una cosa bruttissima. Che tutti pensano che non ti verrà mai a te il colpo di sonno, in realtà invece te viene e manco ti accorgi mentre te sta a venire. Ok, siamo entrati in autostrada, potremmo pure spegnere i fari arti, tanto oddio, non si vede in casa. Ma come ci stanno i lampioni su questa autostrada? Vabbè, proviamo a mettere il cruise control. Ok, abbiamo messo il cruise control, incredibile, sta funzionando tutto, ma qua mi sto emozionando, raga. Anzi, sai, vi dico, mo al primo benzinaro se fermiamo a dormire, raga, perché sono le 3 de notte, così se la famo di giorno, perché sennò veramente guida tutto al buio, a parte mi stufo, ma poi non si vede niente. Tanto abbiamo appena superato il cartello per Atri e dovete sapere che questa cittadina italiana è famosissima per la liquirizia. Ma non so se a voi vi piace, per dire, a me sì, ma se capitate da quelle parti ve lo potete assolutamente comprare. Qui leggiamo i cartelli per Roma, ma io non capisco. Stiamo a tornare indietro, boh, vabbè. Dobbiamo girare qui. Che palle, non te pareva. Ma perché succedono sempre sti imprevisti? Ammo cannata a fuoco. È 4 del mattino, porca zozza. No, ma non potete allungare, raga. Spenderei un sacco di soldi di carburante in più. Tanto sicuramente ci passiamo. Sto sicuro che... Mamma mia, com'è stretto.
Mamma mia com'è stretto, raga. Mamma mia com'è stretto. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto. Madonna che mira. Il primo pezzo l'avevamo superato, ma chissà perché stavano lì i vigili del fuoco. C'era qualcosa a mezzo alla strada che stavano a fuoco, no? Boh. Calla, vedo altri lampeggianti lì, qui finisce malissimo, raga. Stavolta ci rimaniamo incastrati. Che cazzarola c'è lì? Ci sono altri vigili del fuoco. Salve, guardi, a me mi hanno fatto passare quelli dell'altro blocco. Ah, c'è una macchina rovesciata, cazzo. Una punto, così a occhio. Poraccio, questo è 4 del mattino. Salve, guardi, mi ha fatto passare la polizia a me, eh. One eternity later. Missando cazzarola stiamo qua. Non so se si sente nel microfono, ma abbiamo anche il cane in cabina. Ecco, appunto. Il nostro guido la motrice si porta sempre dietro il cane per fargli compagnia nei suoi viaggi. Però mo senza zitto lo famo scendere, cane. Ma dove siamo sbucati? Nel Grand Canyon? Che sono queste montagne? No, a monnezza. Sarei curioso di conoscere il programmatore di SCS che ha detto: oh raga, lo sai che idea una ce l'ho avuto? Facciamo così, è l'arbordo della strada, ogni tanto mettiamoci un cumulo di monnezza. No raga, ma guardate questo, che cazzo di strada mi ha fatto fa. Cioè stavamo qui a Pescara, noi avremmo dovuto fa direttamente questa fino a qui, invece mi ha fatto girare qui, ora noi famo questa, arriviamo qui a Ancona. Ancora arriviamo a autostrada, ma c'ho il navigatore di cinesi. Porca zo. Dallo specchietto viene una macchina. Qui non viene nessuno, sembra. Qui viene un camion. Qui non viene nessuno, vai. Mortacci sua, ma quello è passato così. Da qui devo andare a destra. Tocca fare navigazione vecchio stile, che è la cartina, perché il navigatore che c'è sul camion fa schifo. Mo ho capito perché mi hanno fatto pagare poco sto camion. Navigatore sa meno strade di me. Rientriamo nelle Marche. Fammo Umbria, Marche, Marche, Umbria. Se palleggiamo. Il treno sta ripassando lì sopra. È sfasato. Che cazzo è quello? Credo sia il treno. Ma no, che c'ho le visioni, è un ponte. Andiamo bene. Era un ponte, ci ho visto il treno. Camponocecchio siamo arrivati, ragazzi. Nella famosissima e ridente cittadina di Camponocecchio. C'ha quattro case in croce. Benvenuti a Camponocecchio. C'è l'autovelox, così da quello che ho visto. A Camponocecchio vogliono bene ai turisti, quindi. Questo è il viale principale. A cavola. È finita Camponocecchio. Arrivederci da Camponocecchio. Oh, è finita davvero. Ecco lì il cartello. Fine Camponocecchio. Allora, qui noi attraversiamo il passaggio a livello. Solo che qui invece di andare a sinistra, come ci dice il navigatore, noi andiamo a destra. Cioè, navigatore, vaffanculo te e tutti i chilometri in più che ci stai a far fa. Pescara a Bologna, vedi? Navigato ma baffo. Adesso a destra per Bologna. Oh Guido, c'è sonno? Ho capito. Aspetta un attimo, perché non è che potremmo parcheggiare qua. Sei molto stanco, dovresti trovare un parcheggio per riposare. Ok, direi di fermarsi qui, raga, perché mancano 400 metri. Se no, chissà dove sta l'altro parcheggio. Il camion è qua. Spegniamo il motore e se fa una bella dormita. Porca Eva, raga, 627 euro. Ci è costato molto di più il pieno che il lavoro che stiamo a fare. Ovviamente non è che abbiamo usato tutto il pieno, però. Oh, tanto qui abbiamo il bivio per Pesaro. Pesaro conosciuta come la città delle 4M. Perché ci sta il mare, la montagna, si affaccia sull'Adriatico, c'ha delle colline vicino, non so bene quali sono, insomma, comunque poi ci sta un importante da sempre, come si può dire,
lavorazione delle maiole. Che cazzo è successo qua? Ma perché state tutti fermi? Andiamo bene, raga. Lavorazione delle maioliche, la quarta M è per la musica, perché questa città ha dato i natali a Rossini, famosissimo compositore. Sì, sono tutta roba che ho letto, ragazzi, ma io l'unica cosa che so di Pesaro, di mio, è che ultimamente hanno fatto un mega casco per Valentino Rossi, che comunque è di ste parti qui, insomma, in generale. Lui è da Savuglia, però mi pare il padre era di Pesaro, non lo so, comunque è di ste parti qui. E questa è l'unica cosa che ci posso mettere di mio su Pesaro. Non so perché questo ci fa passare attraverso i benzinai. Cioè, secondo lui, farci fare le tratte non per forza autostradali vuol dire farci fare deviazioni dentro i benzinai. Io continuo a rimanere allibito da certe volte dei programmatori. Eccoci qui, cartello Bologna. Qui siamo arrivati alla Fercam. Vedo che ci stanno a seguire i vigili del fuoco. Non so se gli hanno avvisati questi della Fercam. Dice, guarda, questo è pericoloso quando vi affai manovre. Ok, ad un momento qui il carrello, cioè il carrello rimorchio. Io non ho idea di dove cavolo sta mannando con rimorchio, raga. Grande. Ok, ragazzi, abbiamo consegnato in ritardo perché non aveva previsto che avremmo dormito, evidentemente, quindi ci siamo beccati pure 84 euro di penalità. In più abbiamo fatto 554 km, abbiamo consumato 230 litri di gasolio, quindi in totale abbiamo preso 439 euro. Purtroppo, tra quello che abbiamo speso di gasello, quello che abbiamo speso di nafta, sostanzialmente ci siamo rimesso. Però, ragazzi, la nostra avventura verso i paesi dell'est continua. Adesso siamo a Bologna e vediamo quello che succederà nella prossima puntata. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti. Ragazzi, come al solito, vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!